siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo, e Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Sono in compagnia del collega Domenico Meduri, buon pomeriggio a tutti. Vi riferiremo sulla partita Young Boys Palmi Borgo Grecanico, valevole quale finale del campionato provinciale allievi. Si tratta di un triangolare perché c'è anche il Brancaleone. L'arbitro è il signor Francesco Azzarà di Reggio Calabria. Le formazioni Young Boys Palmi, Gentile, Calabro, Costa, Aricò, Gagliostro, Buonasera, Abramo, Barone, Scarfone, Cassadonte e Loria. A disposizione del mister Vincenzo Surace, D'Agostino, Luvero, Barbera, Giacobbe, Bruzzese, Rocco Meduri e Parisi. Borgo Grecanico, Bruno Ambrogio, Luca Ambrogio, Caridi, Foti, Ramingo, Zavettieri, Inga, Vincenzo Iamonte, Casile, Malacrinò e Carmelo Zerbi. A disposizione del mister Antonio Cormaci, e c'è anche il famoso Lobanowski alias Demetrio Romeo. È quasi tutto pronto, l'arbitro controlla il cronometro, la sta per partire il match. Alla sinistra il Borgo Grecanico, casacca rossa, alla destra i Blancos, diciamo così, delle Young Boys Palmi. Palmi in avanti, palla che termina oltre la linea dell'out, e quindi saranno i Blancos di Palmi. Sulla linea di battuta c'è Calabro che cerca di mettere in movimento Scarpone, ha già recuperato Capitan Zavettieri con questa palla in avanti, c'è un po' di batti e ribatti. Sono momenti di studio, vero? Quindi Harvard, Oxford, la Columbia University, insomma si studiano le squadre a centrocampo. Sì, ancora siamo alle prime battute. Direi innanzitutto di dare un'occhiata al regolamento di questa competizione. Una competizione, come ha detto lei, un triangolare tra le tre squadre vincenti i rispettivi campionati degli allievi provinciali. Lo Young Boys Palmi ha conquistato il primo posto nel campionato della delegazione distrettuale di Gioia Tauro, il Brancaleone in quella di Logri, mentre il Borgo Grecanico in quella di Reggio Calabria. Si giocheranno tre gare, ciascuna delle quali... Intanto un'azione del Borgo Grecanico è stata fermata dall'arbitro per una posizione di fuorigioco. Come dicevo, ciascuna delle gare durerà un tempo solo, un tempo da 40 minuti, e in caso di parità al termine del tempo regolamentare si procederà direttamente ai tiri dal dischetto. I punti saranno assegnati in questo modo: 3 punti per la squadra vincente, 1 punto per ciascuna squadra in caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta. Come detto, in caso di parità al termine del tempo regolamentare si procederà ai calci di rigore e alla squadra che si aggiudicherà i tiri dal dischetto verrà aggiunto mezzo punto in più. Ecco, si è scelto il Mauro Simone perché è baricentro, diciamo, tra le tre squadre. Sì, solitamente quando ci sono incontri di questo tipo, competizioni di questo tipo, si sceglie di giocare in campo neutro, in un terreno di gioco che sia equidistante dalle sedi delle società coinvolte. Oggi la scelta è ricaduta sul Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Credo sia anche un impianto all'altezza per ospitare questi eventi. Il golletto dovrebbe arrivare da un momento all'altro, non c'è bisogno del metal detector. Non è detto, ancora non abbiamo visto nessuna azione, nessuna delle due squadre è riuscita a rendersi pericolosa. E nemmeno del navigatore satellitare. Vedremo. Come dicevo, ancora le squadre faticano a trovare gli spazi giusti. D'altronde oggi qui a Melito c'è il meglio per quel che riguarda la categoria allievi provinciali. Per cui è normale che le sfide saranno, almeno sulla carta, dovrebbero essere equilibrate. Nerone, Caronte, Scipione, parliamo un po' della temperatura.
E oggi è una giornata abbastanza calda, abbastanza soleggiata, e credo che i calciatori e credo il gioco ne risentiranno. Young Boys in avanti, limite dell'area, cross, spazza la difesa, quindi saranno i Blancos a rimettere lateralmente quando siamo giunti al terzo minuto e 40 secondi nel corso dell'unico tempo che hanno le squadre nel tentativo di superarsi o quantomeno di guadagnare un punto in attesa magari delle altre partite. Controlla la difesa, di collo piede spedisce in avanti verso il centrocampo. C'è un intervento arbitrale molto contestato sia da una parte che dall'altra, come mai? C'è stato un contrasto duro tra il numero 4 del Borgo Grecanico che è Foti e il numero 7 dello Young Boys Palmi che è Abramo. L'arbitro ha comandato un calcio di punizione in favore dello Young Boys Palmi e adesso sarà Casadonte ad occuparsi della battuta. Ci sono 21 giocatori nella metà campo avversaria, sta per partire il cross, arrivano i saltatori, grappolo di uomini in area, fischio arbitrale, spiove un pallone, arriva con un attimo di ritardo Gagliostro per la possibile deviazione a rete. Sì, si era inserito bene all'altezza del secondo palo, il pallone di Casadonte però era troppo lungo e Gagliostro non è riuscito ad impattare con la sfera. I minuti scorrono, siamo già al quinto, risultato ad occhiali al Maro Simone di Melito Porto Salvo nel triangolare che vede di fronte Young Boys Palmi, Borgo Grecanico e Brancaleone. Manovrano ora le Furie Rosse con questo lancio in avanti, cerca di agganciare Malacrino che poi mette in movimento il centroattacco Casile, ancora Casile, viene anticipato al momento del tiro e quindi svanisce la possibilità. Spazza senza tanti complimenti, un bel duello questo qui tra il centravanti ospite Scarfone e il difensore del Borgo Grecanico, quindi un bel duello. Sì, potrebbe essere uno dei duelli chiave del match, tra i due vedremo chi avrà la meglio e magari questo potrebbe influire sul risultato finale. Abbiamo visto la prima sceneggiata, cioè i cascatori, gli stuntmen che vanno alla ricerca della statuetta d'oro in quel di Hollywood. Sì, diciamo che si cerca sempre di ingannare l'arbitro in alcune situazioni con un po' di furbizia, con un po' di astuzia. Non abbocca l'arbitro, si può proseguire. In possesso di palla a Ramingo, lungo la zona gialla del campo, però ci sono palla al piede, osserva il piazzamento dei compagni, quindi spesce il pallone in avanti, ma proprio sui piedi di Arigò che spazza, aggancia Buonasera. Malacrino entra in area, solo davanti al portiere, cross, tiro, ci mette una pezza, è veramente una grossa occasione per il Borgo Grecanico. Domenico Meduri. Sì, era stato lo stesso Carmelo Zerbi a lanciare Malacrino sulla fascia destra, Malacrino ha ricambiato il favore servendo lo stesso Zerbi al limite dell'aria, ma è stato bravo ad opporsi il difensore dello Young Boys Palmi a deviare in calcio d'angolo. Il rabdomante non ha funzionato perché il golletto ancora non si è visto. No, vedremo se sugli sviluppi di questo corner potrà arrivare la prima marcatura. Pallone spiove in aria, comandato. C'è una serie di spinte sotto gli occhi dell'arbitro, che ricordiamolo è il signor Francesco Azzarà di Reggio Calabria, uno dei migliori della categoria. Abbiamo visto più volte all'opera anche in campionato sia di terza che di seconda. L'altro arbitro è il signor Giuseppe Barbaro, sempre di Reggio Calabria. 8 minuti e 10 secondi, 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. C'è un colpo di testa da parte di Casile,
poi però non si intendono i due, svanisce la possibilità, ma insiste ancora il Borgo Greganico con Luca Ambrogio, uno dei due, l'altro è Bruno, e gioca in porta. E stavolta è il calcio piazzato perché c'è un sandwich ai danni dell'attaccante borghigiano, si trattava del laterale a sostegno Foti. Sì, gioca abbastanza duro in questi primi minuti, entrambe le squadre stanno mettendo in mostra un buon agonismo, però stiamo vedendo più calci che calcio. E si vede che questa volta la distanza è quella giusta, 9,15 m. Ma per il momento sì, però sicuramente i componenti della barriera sì, cercheranno di guadagnare qualche metro. Parte il tiro, c'è un colpo di testa e il Borgo Greganico è andato vicino al vantaggio. Sì, soltanto esterno della rete però. Quindi illusione ottica del gol. Sì, sì, c'era stata una buona torre da parte del numero 11 del Borgo Greganico, che è Carmelo Zerbi, come dicevo prima. Mi sembra che abbia, diciamo, buone doti, abbia buoni numeri, si sta facendo sicuramente notare. Non c'è un calcio effervescente, un calcio champagne, un calcio spettacolo, ma tutto sommato va bene così. Domenico Meduri. No, ancora no, come dicevo prima, anche le condizioni climatiche sicuramente stanno influendo sul gioco delle due squadre, c'è molto caldo, quindi si fatica a ragionare con la testa. Young Boys in avanti, intercetta il centrocampo borghigiano, ma in possesso di palla. Si ingrana il turbo, si trattava di Carmelo Zerbi, che però ha conquistato una rimessa laterale affidata a Luca Ambrogio. L'arbitro indica che si tratta di rimessa laterale a favore dei Blancos. 10, quasi 11 minuti nel primo tempo, sempre 0-0, non si è visto granché sul piano delle conclusioni a rete, eccezione fatta per quel tiro che poteva sbloccare il risultato. Sì, soltanto il Borgo Greganico è andato vicino al gol. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei 40 minuti si procederà direttamente ai calci di rigore, non sono previsti quindi tempi supplementari. Ciascuna delle due squadre guadagnerà un punto, la vincente del confronto dagli 11 metri mezzo punto in più. 12° del primo tempo, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo tra Borgo Greganico. Siamo nel campionato provinciale allievi, questa sera si assegnerà la Supercoppa, c'è il presidente del comitato di Reggio Calabria, il professore Domenico Arena, insieme al professore Antonino Chilà, inteso Ninni. In possesso di palla il mezzo sinistro Cassadonte, che guadagna d'astuzia direi e di forza un calcio piazzato. Sì, anche lui al pari di Carmelo Zerbi sta dimostrando di avere qualcosa in più degli altri, tocca bene il pallone, fa valere la sua prestanza fisica, una prestanza fisica importante e sicuramente superiore rispetto agli altri protagonisti sul terreno di gioco. Adesso lo stesso Casadonte si incaricherà della battuta di questo calcio di punizione, scodella il pallone all'interno dell'area, ma anche questa volta, come era accaduto qualche minuto prima, il pallone è troppo lontano e nessuno dei suoi compagni riesce a raggiungere la sfera. 12:50 nel primo tempo, anzi nel tempo unico, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo tra il Borgo Greganico e Young Boys Palmi. Parte un cross, un colpo di testa da parte di Capitan Zavettieri, ma la palla aveva già superato la linea dell'out.
e quindi la rimessa ovviamente è per i Blancos. Cerca di andarsene Zerbi, guadagna soltanto una rimessa laterale che viene affidata a Luca Ambrogio. E questa volta l'arbitro non può fare a meno di sventolare il cartellino giallo sotto il naso del numero 6, ci sembra? Sì, sì, è il numero 6 dello Young Boys, Palmi, buonasera, che si guadagna il primo cartellino giallo del match. Direi giusto, l'arbitro, il signor Francesco Azzara, ha preso la decisione corretta. Quindi il primo cartellino giallo del match. Sì, il primo cartellino giallo del match, come dicevo, va a buonasera dello Young Boys Palmi, la formazione in maglia bianca. E adesso è, se non sbaglio, il numero 10 del Borgo Greganico, Malagrino, ad incaricarsi di questo calcio di punizione. Il pallone staziona all'altezza della tre quarti, siamo più o meno ai 30 metri di distanza dalla porta difesa dal portiere Gentile. Il tiro, niente, nemmeno questa volta. Anche perché Casile non è riuscito ad agganciare il pallone, è più che favorevole. E c'è un calcio piazzato per evidente trattenuta ai danni dello sgusciante Carmelo Zerbi. Sì, è sempre lui a creare i maggiori pericoli dalle parti del portiere Casile, anche se, come dicevo prima, ancora non si è visto nessun tiro in porta, tranne quell'azione pericolosa sugli sviluppi di un altro calcio piazzato. Però sicuramente potrà essere lui uno dei protagonisti di questa partita e di tutto il triangolare. Sta per partire il tiro cross, sulla linea di battuta c'è Vincenzo Gamonte, fitta barriera davanti a Gentile. Parlottano i due, è arrivato anche Luca Ambrogio, uno dei due, l'altro è Bruno. Parte il cross, esce a caccia di farfalle il portiere, per sua fortuna un difensore era lì nei pressi ed è riuscito a spazzare. Sì, no, ma se non sbaglio è stato lo stesso portiere a toccare prima il pallone, poi la difesa sì, è stata pronta perché la respinta del portiere stesso, portiere Gentile, che diciamo la respinta non è stata delle migliori, quindi il pallone continuava a stazionare pericolosamente all'interno. Il golletto piccolo così non si riesce a trovare, se avete un navigatore satellitare nei pressi potete prenderlo per favore. No, ancora no, come dicevo nessuna delle due squadre è riuscita a rendersi veramente pericolosa dalle parti dei due portieri. Le due squadre anche per il caldo faticano a giocare palla a terra, a creare, a cercare di trovare gli spazi tra le maglie delle rispettive retroguardie avversarie. Per questo le occasioni fino al momento latitano, siamo al 17esimo, da qualche secondo siamo entrati nel 17esimo minuto di gara. Gli attaccanti non riescono a inquadrare la porta nemmeno con il cannocchiale di Monte Palomar in California. Sì, ma diciamo che finora non sono stati messi nelle condizioni di poter battere a rete, quindi più che colpa loro credo sia colpa di chi doveva assistirli, di chi doveva fornire loro i palloni giusti per poter provare la conclusione a rete. I minuti scorrono c'è una carica al portiere, prontamente rilevata dall'arbitro, e c'è una protesta di troppo. Mi sembra che arrivi il secondo cartellino del match, questa volta sventolato al mezzo sinistro di casa. Si tratta di Malagrino, se non andiamo errati. Sì, esattamente, è lui a finire sulla lista dei cattivi, lui ad essere il secondo ammonito della gara. Stavolta, a differenza di buonasera, è un giallo per proteste, quindi un giallo assolutamente evitabile,
vedremo se influenzerà la sua partita, anche se non credo. Si continua, la gara continua senza particolari lampi né dall'una né dall'altra parte. Vediamo adesso in possesso di palla Malagrinò, cerca di sfuggire a Buonasera, appoggia all'indietro per Iamonte Vincenzo, che a sua volta ha cercato di innescare Carmelo Zerbi, che era posizionato sul lato di destra, ma la sfera si è persa oltre la linea di fondo. Ha sbagliato il calciatore del Borgo Grecanico a calibrare. C'è una bella presenza di spettatori oggi, non è il record d'incasso come per la prima di Il Signore degli Anelli. Sì, c'è una discreta cornice di pubblico. D'altronde c'è in palio un trofeo, c'è in palio la Supercoppa provinciale per quel che riguarda la categoria allievi, quindi è chiaro che il pubblico ha risposto presente ed è accorso numeroso qui al Saverio Spinella, soprattutto credo a sostenere quella che è la squadra di casa, che è il Borgo Grecanico. Quindi la fase di studio è terminata, Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia University, ora si fa sul serio. Sì, da qualche minuto sembra che le due squadre, soprattutto il Borgo Grecanico, provino a rendersi pericolosi, provino a farsi vedere dalle parti del portiere. Per ora però, come dicevo, sia lo Young Boys Palmi che il Borgo Grecanico faticano a trovare spazi, faticano a perforare le difese avversarie, quindi si cerca di magari di creare qualche mischia in aria sugli sviluppi di un calcio di punizione o di un calcio d'angolo e provare qualche deviazione o di un proprio compagno o di un... Ecco, puoi tenere la linea per questa punizione. Sì, è Malagrinò che si incarica della battuta, ma la difesa dello Young Boys Palmi respinge e adesso rincorre il pallone Inga, che lo serve, lo appoggia a Zavettieri, ma lo Young Boys Palmi recupera palla. Adesso è Casadonte che imposta, lancia lungo verso l'attaccante, il numero 11, che è Loria, ma ancora una volta intanto vediamo che Casadonte, come è accaduto anche altre volte in questi primi 20 minuti di gara, ha conquistato un calcio di punizione all'altezza del dischetto del centrocampo, ed è lo stesso Casadonte che si incaricherà di questa battuta. Immaginiamo che scodellerà l'ennesimo pallone all'interno dei 16 metri avversari per provare a cercare, diciamo, qualche compagno piazzato meglio, di rendersi pericolosi in questo modo. C'è Zavettieri che è intervenuto sul pallone, il portiere Bruno Ambrogio. Volevo dire che nella precedente azione è stato quanto mai provvidenziale l'intervento di Caridi, che ha preso l'ascensore delle Petronas per andare a prendere quella palla. Sì, è stato prodigioso il suo intervento. Senza, diciamo, quell'intervento non magari staremmo qui a parlare di un gol e ne avremmo bisogno, avrebbe bisogno lo spettacolo, visto che finora il gioco stenta, le due squadre stentano, diciamo, ad esprimere il miglior gioco. Ci sembra di poter dire che Bruno Ambrogio non stia volando sulle liane di Tarzan meglio di Johnny Weissmuller. No, finora non è stato praticamente mai impegnato, se non in occasione di questa uscita aerea, dove tra l'altro si è fatto trovare pronto. Vedremo. Quindi quasi sta timbrando il cartellino della disoccupazione al locale ufficio di collocamento. Sì, finora ha fatto da spettatore. Cerca di mettere ordine nel suo centrocampo Abramo. Pallone leggermente troppo lungo, poteva nascere un pericolo per Ambrogio. Sì, Caridi con un colpo di testa stava per mettere in difficoltà, come ha detto lei, il portiere Ambrogio, il portiere Bruno Ambrogio, che ancora una volta si è dimostrato bravo nelle uscite, perché finora l'abbiamo visto impegnato solo in occasione di queste. Ancora Borgo Grecanico in avanti, ma stavolta Caridi sbaglia il cross. Eccesso di precipitazione nelle conclusioni a rete o altro? Sì, diciamo che in questa occasione Caridi poteva sicuramente fermare il pallone, alzare la testa e studiare un attimo il piazzamento dei compagni in aria. Non l'ha fatto, ha preferito crossare di prima intenzione, ne è uscito però
diciamo, la palla ha assunto una parabola non utile per nessuno dei suoi compagni e si è persa sul fondo. I minuti 24, sempre 0-0 a Saverio Spinella di Merito Portosalvo. Possiamo parlare di sterile supremazia territoriale da parte dei padroni di casa, diciamo così, i borghigiani? Sì, finora il Borgo Greganico ha tenuto in mano il pallino del gioco, però ha faticato a trovare spazi tra i difensori dello Young Boys Palmi, che hanno dimostrato di sapersi difendere. Vedremo se la difesa... Attenzione, c'è un contatto in aria. C'erano gli estremi del calcio piazzato, del calcio di rigore almeno? No, non credo, da quello che si è visto almeno credo non ci sia stato contatto tra i due giocatori. Tra l'altro l'arbitro era abbastanza vicino, era ben posizionato come ha detto lei, quindi credo abbia preso la decisione migliore. Vediamo ancora il Borgo Greganico in avanti, c'è Malacrino. Grossa occasione e stavolta ci sono gli estremi? No. Per un calcio piazzato, per simulazione, in questo caso va ammonito, no? No, credo che abbia fischiato addirittura fallo di Malacrino, quindi fallo in attacco da parte del calciatore del Borgo Greganico. Infatti l'arbitro... Sono due episodi da moviola comunque. Sì, sì, più, credo di più questo, credo che in questa occasione ho più di qualche dubbio, magari l'arbitro poteva concedere l'estrema punizione. Ancora resta... dolorante un calciatore del Borgo Greganico, non riesco ad individuarlo, è il numero 9 Casile, ma l'arbitro non è intervenuto. Rimessa laterale ad innescare Malacrino, che prova a destreggiarsi, prova ad avere la meglio su Costa. Siamo dribbling ancora di Malacrino, che serve il pallone all'indietro per, ma nessuno dei suoi compagni, e adesso parte il contropiede. E Loria ad involarsi verso la porta avversaria, ma Zavettieri con un grande recupero riesce a sventare la minaccia. Davvero in questa occasione i bianchi potevano rendersi veramente pericolosi, potevano trovare la rete, ma per fortuna del Borgo Greganico Zavettieri si è reso protagonista di un prodigioso recupero. Era in svantaggio rispetto al suo diretto avversario, ma è riuscito a recuperare i metri che lo separavano da lui e a sventare questa minaccia. Se la mettono tutta, le Furie Rosse corrono da ogni punto di vista, ma il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. Sì, infatti stanno premendo molto, soprattutto dopo i primi 10 minuti in cui c'è stata la classica fase di studio. Il Borgo Greganico ha condotto sempre la manovra, tuttavia a ridosso dell'area i calciatori in maglia rossa faticano a trovare spazi, faticano a trovare la giocata vincente. Sta schiacciando l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di pervenire al vantaggio la formazione del Borgo Greganico. Sì, in questo momento vediamo che c'è una rimessa laterale sull'out destro, se ne incarica Luca Ambrogio, che serve il pallone per Carmelo Zerbi, che ha tentato un tiro cross, ma il pallone si perde dall'altra parte, addirittura oltre la linea della rimessa laterale. Quindi sarà rimessa laterale in favore dello Young Boys Palmi. Ad occuparsi della battuta del terzino destro, che cerca di servire il numero 8 Barone, ma il numero 3 della formazione avversaria, la formazione in maglia rossa del Borgo Greganico, rispedisce oltre la linea della rimessa laterale. 27 minuti e 15 secondi, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Merito Portosalvo. Produce tanto il Borgo Greganico, non riesce a concretizzare. Sì, il risultato non riesce a sbloccarsi, sembra stregata la porta dello Young Boys Palmi. Lo ricordo ancora una volta, mancano, come ha detto lei, 13 minuti alla fine del tempo regolamentare, in quel caso, in caso di parità, si andrebbe a calci di rigore. Young Boys Palmi pericoloso, fallisce il tiro al volo il numero 9 Scarfone, che cerca di avere la meglio su Zavettieri, che riesce a recuperare il pallone, ma non può fare a meno di concedere una rimessa laterale in favore degli avversari. Decisamente una bella giornata di sole oggi, non c'è bisogno dell'anticiclone delle Azzorre. No, fa caldo, fa abbastanza caldo, credo si sfiorino i 30 gradi in campo. Intanto c'è un altro cartellino rosso.
giallo, pardon. Sì, un altro cartellino giallo all'indirizzo di Zavettieri, il capitano del Borgo Recanico. Non ho ben capito cosa sia successo, non ho ben capito i motivi di questa ammonizione. Intanto c'è una rimessa laterale in favore dello Young Boys Palmi, ha provato il cross Loria, ancora pericoloso Scarfone, ma allontana la minaccia Caridi. Aveva ricevuto un regalo su un piatto d'argento con guanti e livrea. Sì, non è riuscito però a sfruttarlo Scarfone, non è riuscito a trovare il bersaglio grosso. Vediamo ancora il Borgo Recanico che prova con l'accelerazione di Carmelo Zerbi a... Uno scatto degno di Usain Bolt, ma... Sì, però si è allungato troppo il pallone che è finito oltre l'out di destra. Quindi sarà rimessa laterale, l'ennesima in favore dello Young Boys Palmi. Allontana con la testa Malagrino, ancora per il numero 3 in maglia bianca. Scontro aereo con Bonasera, alla meglio Malagrino, che adesso cerca di proteggere palla. Prova una rovesciata abbastanza, a mio avviso, inutile. Forse era meglio proteggere palla e servire i compagni all'indietro. Ha concesso, se non vado errato, sì, l'ennesima rimessa laterale in favore dei bianchi. Adesso l'arbitro, il signor Francesco Azzarà della sezione di Reggio Calabria, ha ravvisato un fallo commesso da parte di Carmelo Zerbi e sarà quindi calcio di punizione in favore dello Young Boys Palmi e se ne incaricherà il tiratore scelto Casadonte. È passata mezz'ora, possiamo tirare qualche somma? Sì, come abbiamo più volte sottolineato nel corso di questi primi 30 minuti, il Borgo Recanico a fare la partita, il Borgo Recanico a tenere in mano il pallino del gioco e la formazione del mister Antonio Cormaci a gestire la manovra, ma Casile, i vari Casile, Malagrino e Carmelo Zerbi non sono riusciti a creare pericoli dalle parti del portiere Gentile, che al momento è rimasto inoperoso. Adesso Young Boys Palmi in avanti, primo calcio d'angolo del match in favore dello Young Boys Palmi, ne aveva battuto in precedenza uno il Borgo Recanico, quindi il conto dei corner in questo momento dice parità 1-1. Dalla bandierina parte Casadonte, cross in mezzo, rinvia Carmelo Zerbi, sarà rimessa laterale ancora in favore dello Young Boys Palmi, che quindi rimane in zona d'attacco. Si sta spingendo con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti. Sì, le due squadre si stanno affrontando a viso aperto, tra l'altro diciamo, non potrebbe essere altrimenti, visto che si tratta di un triangolare che mette in palio la Supercoppa provinciale. Quindi sono gare secche, le due squadre, le due formazioni cercano nei 40 minuti di trovare il gol necessario per avere la meglio sull'avversario. Intanto vediamo che Malagrino si invola verso la porta, prova un pallonetto. Peccato, perché era riuscito a ingannare il portiere in contropiede, in contro rimbalzo. Sì, il portiere era fuori dai pali, quindi... Era pure scivolato. Sì, se Malagrino avesse centrato la porta, Gentile non avrebbe potuto fare nulla per evitare il gol. Il numero 10 del Borgo Recanico però non ha calibrato bene il pallonetto, che si è perso oltre il fondo, quindi un'altra occasione sprecata, forse la prima vera occasione sprecata dalla formazione dell'allenatore, del mister Antonio Cormaci, che prova, continua a rendersi, a farsi viva dalle parti di Gentile, fa buona guardia alla difesa dello Young Boys Palmi e ancora Bonasera di testa a servire con il numero 9 Scarfone. Non possiamo dire che le occasioni fiocchino come la neve a Courmayeur, ma il Borgo Recanico ha costruito diverse palle gol davanti a Gentile. Sì, ladi dallo spettacolo, ladi danno le occasioni. Tuttavia il Borgo Recanico avrebbe avuto l'opportunità, l'ha avuta più volte l'opportunità di trovare il gol del vantaggio, non c'è riuscito. Adesso sarà Caridi, se non vado errato, a incaricarsi di questo calcio di punizione. Siamo a circa 30 metri dalla linea di porta difesa da Gentile.
Credo che Caridi opterà per la conclusione in porta, si prepara, parte col destro e il tiro si spegne oltre la traversa. Ancora una volta imprecisa la mira dei calciatori del Borgo Grecanico, che non hanno, credo di non sbagliarmi, non hanno mai centrato lo specchio della porta, quindi Gentile è stato per il momento inoperoso. Per fare breccia ovviamente ci vuole classe, ma tecnica, atletica, ma a volte serve anche l'aiutino della dea bendata. E questa volta c'è un altro cartellino ai danni, ci sembra, del centroattacco Casile. Sì, giusto, giustissimo questo cartellino giallo. Casile ha provato a portarsi il pallone in avanti con la mano sinistra, sperando di non essere visto dall'arbitro, dal signor Francesco Azzarà di Reggio Calabria, che invece ha ravvisato l'irregolarità e ha giustamente, come dicevo prima, punito il numero 9 in maglia rossa con il cartellino giallo. Fece moda e tendenza quella manina di Dio di Maradona ai campionati mondiali, ricorderemo quel gol contro l'Inghilterra. Sì, sì, esatto, fece moda e tra l'altro subito dopo comunque Maradona con quel gol in slalom legittimò comunque la sua bravura, la sua classe che tutti conosciamo, quindi anche se in quell'occasione si fece notare più per la furbizia che per le doti tecniche, poi come dicevo prima appunto ha giustificato, ha dato modo, diciamo, a se stesso di riscattarsi con quel gol che tutti ricorderemo e che anche Leo Messi poi replicò anni dopo. Borgo Grecanico in avanti, non supera la guardia del difensore che ora lancia in profondità un pallone praticamente irraggiungibile. Nemmeno il giamaicano l'avrebbe presa questa palla. No, no, troppo lunga per tutti. Il copione del match non cambia, è sempre il Borgo Grecanico a gestire la manovra offensiva. L'arbitro controlla il cronometro, ma siamo solo al 35esimo. Sì, siamo appunto entrati nel 35esimo minuto di gara, ne manca soltanto 5 alla fine del tempo regolamentare. Se le cose dovessero rimanere così, si procederebbe subito ai tiri dal dischetto, non sono previsti i tempi supplementari. E ancora il Borgo Grecanico a usufruire di una rimessa laterale, si incarica della battuta Luca Ambrogio con il numero 2, serve Malacrinò che protegge il pallone, colpito duro da Buonasera, ma l'arbitro lascia correre perché è ancora il Borgo Grecanico in possesso del pallone con Carmelo Zerbi, arbitro che va a sincerarsi alle condizioni di Malacrinò, visto che il numero 10 della formazione di Antonio Cormaci non, adesso si alza, prima non si è alzato immediatamente. Lo Young Boys Palmi sportivamente restituisce il pallone che era stato messo oltre la linea del fallo laterale da un calciatore del Borgo Grecanico per permettere appunto le cure al compagno. Partita aperta, leale e sincera. Sì, sì, le due squadre si stanno fronteggiando a viso aperto. Attenzione, Malacrinò entra in aria pericolosamente, serve all'indietro, finalmente arriva il primo gol. È stato Casile a sbloccare le marcature al 36esimo minuto. Una grande azione di Malacrinò che sull'out di destra è riuscito a liberarsi della marcatura del suo diretto avversario, ha servito all'altezza del dischetto del calcio di rigore il compagno di squadra Casile. Si è trattato per l'appunto di un rigore in movimento, Gentile è riuscito soltanto a toccare il pallone che però si è depositato in fondo al sacco. Gli skinhead e gli hooligans sono andati in delirio. Sì, i tifosi del Borgo Grecanico aspettavano questo gol, visto che per tutta la durata del tempo regolamentare si è vista una sola squadra in campo, diciamo, il Borgo Grecanico ha gestito la manovra mentre lo Young Boys Palmi ha preferito agire di rimessa. Questo gol, ripetiamolo, questo gol, sì, questo gol, come dicevo,
sancisce la supremazia territoriale del Brodo Recanico. Come abbiamo visto, è stato Malagrinò a liberarsi della marcatura del suo diretto avversario, il numero 3 Costa, è sgusciato al limite, diciamo all'altezza della linea di fondo, e ha servito magicamente all'altezza del dischetto dell'area di rigore Casile, che di prima intenzione col destro ha superato Gentile, che ha potuto soltanto toccare la sfera ma non evitare un autentico missile terra-aria che ha incrociato un piede. Sì, come dicevo, Gentile è riuscito soltanto a toccare il pallone ma non è riuscito a evitare che questo finisse in fondo al sacco. E ancora Malagrinò a subire fallo da parte di Costa, che colpisce con violenza e con rabbia il pallone. L'arbitro non tira fuori i cartellini ma provvede soltanto a riportare la calma tra i due. Calcio di punizione in favore del Brodo Recanico, siamo subito appena prima della linea di centrocampo. A incaricarsene è il capitano Zavettieri, che cerca il lancio lungo all'interno dei 16 metri avversari. C'è un colpo di testa da parte dell'arbitro, che ha saputo separare il grano dall'olio fino a questo momento. Sì, direi direzione arbitrale perfetta da parte di Francesco Azzarà. C'è stato qualche episodio dubbio, come abbiamo visto prima, in particolare due episodi dubbi in area di rigore. Attenzione, Carmelo Zerbi, gol, raddoppio del Brodo Recanico al minuto 39. La formazione in maglia rossa ha raddoppiato appunto al minuto 39, a un minuto dal termine, con il suo uomo più pericoloso in questo primo tempo, Carmelo Zerbi. Stavolta Gentile una sciabolata in diagonale, ma mi sembra che il portiere fosse sulla traiettoria. Sì, però non ci è apparso impeccabile Gentile, sicuramente poteva fare di più, il pallone lo ha colpito e ancora una volta non è riuscito a evitare che la sfera finisse in fondo al sacco, ma a differenza del primo gol, in questa occasione sicuramente l'estremo difensore dello Young Boys Palmi avrebbe potuto fare qualcosa in più. 40 e 30 secondi, quindi siamo quasi al ridosso della chiusura del tempo. E proprio in questo momento, difatti, l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Sì, possiamo riassumere. Sì, i primi tre punti di questo triangolare vanno al Brodo Recanico. Tre punti meritati. Come abbiamo più volte sottolineato durante la telecronaca, la formazione di Antonio Cormaci ha gestito la manovra per tutti i 40 minuti. Ha cercato più volte l'affondo, non trovandolo soltanto a ridosso del 40esimo, prima con Casile e poi con Carmelo Zerbi. In entrambe le occasioni Gentile ha toccato il pallone ma non è riuscito a evitare che la sfera finisse in fondo al sacco. Quindi dando un'occhiata alla classifica, la graduatoria dice Brodo Recanico 3 punti, 0 punti per lo Young Boys Palmi e 0 anche per il Brancaleone, che farà il suo ingresso nel triangolare adesso contro la perdente della prima sfida, quindi contro lo Young Boys Palmi. È tutto per il momento, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna.
Bruno, dammi il via. Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita Young Boys Brancaleone. Sono in compagnia di un altro Domenico, Domenico Meduri, inteso amico. Sì, in questa seconda partita del torneo si fronteggeranno lo Young Boys Palmi e il Brancaleone. Young Boys Palmi, lo ricordiamo, è uscito sconfitto per 2-0 dal confronto con il Borgo Grecanico e adesso sfiderà il Brancaleone, che entra di scena in questa seconda partita nel triangolare. A dirigere le ostilità sarà il signor Giuseppe Barbaro della sezione di Reggio Calabria, mentre il primo incontro era stato diretto da Francesco Azzarà, anche egli della sezione di Reggio Calabria. Da 7 a 10 che voto gli hai messo? Credo meriti un 7 pieno. Subito un tentativo con il solito Casadonte, che si è incaricato della battuta di un calcio di punizione dal centrocampo, ma l'arbitro ha ravvisato una posizione di fuorigioco da parte di due calciatori del Young Boys Palmi. Adesso è il Brancaleone in avanti, recupera palla Buonasera, che non riesce a controllarla, e pallone ancora in favore del Brancaleone. Young Boys che non si può permettere il lusso di perdere questa partita. No, in caso di sconfitta non potrebbe più, non potrebbe più rientrare, anche in caso di pareggio non potrebbe più ambire alla vittoria finale. Cerca di lanciarsi infatti in avanti. C'era stato un tentativo. Ha intercettato il capitano Antonino Romeo, se non andiamo errati. Ora c'è un calcio piazzato, ce lo descrive Meduri. Sì, da queste prime battute sembrerebbe che lo Young Boys Palmi reciterà in questo secondo incontro il ruolo che aveva recitato nel primo il Borgo Grecanico, quindi Young Boys Palmi che sembra padrone delle iniziative. E adesso sarà sempre Casadonte a incaricarsi di questo calcio di punizione. Siamo circa ai 20 metri dalla porta difesa da Campanella, un calcio di punizione pericoloso. Fischio, va Casadonte, vola, non è Campanella, chiedo scusa, il numero 12 Scalici, il portiere di riserva del Brancaleone, a volare e a togliere letteralmente dall'incrocio dei pali il pallone calciato da Casadonte. Veramente un nostro collega direbbe si scada fascia in orizzontale. Sì, grande conclusione di Casadonte, grandissima risposta di Scalici, e ancora Casadonte a scodellare un pallone all'interno dell'area, nulla di fatto anche questa volta. Il corner, dal corner lo Young Boys Palmi non è riuscito a rendersi pericoloso, quindi si procederà con una rimessa dal fondo in favore del Brancaleone. È arrivato come una catapulta Gagliostro, ma la precisione ha lasciato a desiderare. Sì, era riuscito a trovare l'impatto con la sfera Gagliostro, ma non è riuscito a centrare la porta e il pallone si è perso sul fondo alla sinistra del portiere Scalici. Adesso è il Brancaleone con D'Amico che prova a creare qualche pericolo, ma è impreciso il suo compagno di squadra. Il Brancaleone quindi concede una rimessa laterale in favore dello Young Boys Palmi. Si incaricherà della battuta il numero 3 Costa, che serve con il numero 9 Scarfone, prova a servire nello spazio con il numero 11 Loria. L'arbitro, il signor Giuseppe Barbaro, ravvede però una irregolarità ai danni della formazione in maglia blu, quindi ci sarà un calcio di punizione in favore del Brancaleone. Lo Young Boys è partito lancio in resta, ha deciso a fare sua la partita. Sì, come dicevo prima, sembra che reciterà il ruolo che ha recitato il Borgo Grecanico nel primo incontro di questo triangolare. D'altronde non può fare altrimenti, perché è costretto a vincere per poter rientrare in corsa per la vittoria.
vediamo che in possesso di palla c'è il numero 8, Barone, e lui a commettere fallo ai danni di un avversario. Sarà ancora calcio di punizione in favore del Brancaleone, e sarà ancora Scalici a incaricarsi della battuta, appunto, di questa palla inattiva. Scalici, quasi 5 minuti nell'unico tempo, sempre 0-0. Sì, ancora poche emozioni, a parte il calcio di punizione che abbiamo visto qualche minuto prima da parte di Casadonte, magistralmente sventato da Scalici, che ha tolto il pallone dall'incrocio dei pali. Adesso il numero 7, Dieni, a provare a innescare il compagno di squadra D'Amico, che sembra il calciatore più tecnico della squadra in maglia blu. Formazione, lo precisiamo, allenata da Giuseppe Ciglione. Sì, il Brancaleone si schiera con Scalici con il numero 12, Da Guì con il numero 2, con il numero 3 Vincenzo Romeo, con il numero 4 Latella, con il numero 5 Antonio Romeo, con il numero 6 Tuscano, con il numero 7 Dieni, con il numero 8 Paone, con il numero 9 Corso, con il numero 10 D'Amico e con il numero 11 Pucci. A disposizione con il numero 1 Campanella, con il numero 13 Ciccione, con il numero 14 Gianni, con il numero 15 Cristiano, con il numero 16 Greco, con il numero 17 Macri, con il numero 18 Polimeni e con il numero 19 Lucisano. Mentre lo Young Boys. Sì, lo Young Boys. Young Boys Palmi. Sì, sto un attimo vedendo, credo che l'allenatore, il signor Vincenzo Surace, abbia confermato gli stessi 11 che sono scesi in campo nel primo incontro, quello che li ha visti opposti al Borgo Recanico, quindi con il numero 1 Gentile, con il numero 2 Calabro, con il numero 3 Costa, con il numero 4 Aricò, con il numero 5 Gagliostro, con il numero 6 Bonasera, con il numero 7 Abramo, con il numero 8 Barone, con il numero 9 Scarfone, con il numero 10 Casadonte e con il numero 11 Loria. Ci deve essere stato un tocco della bacchetta magica di Sambuco di Harry Potter, perché lo Young Boys sembra un'altra squadra. Sì, vedremo se è lo Young Boys ad aver cambiato registro, ad aver cambiato marcia in questa seconda partita. Ancora Casadonte a incaricarsi di questa calcio di punizione, respinge con i pugni Scalici, prova a distendersi in contropiede la formazione del Brancaleone con il numero 4 alla tella, recupera palla, anzi no, è ancora il numero 10 D'Amico che può provare a puntare l'area di rigore, non ci riesce. È stato addirittura Scarfone a rientrare in difesa e disinnescare la minaccia del Brancaleone. Contatto duro tra Bonasera e il numero 8 del Brancaleone, Paone, figlio del, come abbiamo scoperto poco fa, dell'allenatore della Bovese, appunto Paone, fresco vincitore del campionato di terza categoria con la Bovese, per l'appunto. Ci crede lo Young Boys, ma è il Brancaleone in possesso di palla. Pallone che penetra nelle retrovie. Cerca di rendersi pericoloso D'Amico. Perde palla. Blancos in avanti. Si distende il contropiede. C'è un corridoio e per poco non ne approfitta adeguatamente. Sì, non è riuscito ad approfittarne Scarfone, che comunque guadagna una rimessa laterale. Si incaricherà il numero 3 Costa a rimettere in gioco il pallone con le mani. Siamo sempre 8:40. Sì, 8:40, Young Boys Palmi sempre in zona d'attacco. Costa cerca di mettere in movimento Casadonte, il numero 2 del Brancaleone, Da Guì anticipa il portiere, respinge, ma è ancora lo Young Boys in possesso del pallone con il numero 9 Scarfone, che guadagna. Si è arrabbiato di brutto l'estremo difensore. Sì, perché aveva chiamato il pallone, ma il suo compagno di squadra non l'ha sentito, comunque ha preferito spazzare lui la sfera e allontanare la minaccia dai 16 metri. E ancora D'Amico, il numero 10 del Brancaleone, che prova a rendersi minaccioso, protegge il pallone,
lo serve all'indietro all'indirizzo di Paone. C'è una respinta della difesa con Costa e la difesa dello Young Boys. Paone, che è figlio d'arte dell'allenatore della Bovese, neopromosso nel campionato di seconda categoria. Sì, lo dicevamo, è figlio appunto dell'allenatore della polisportiva bovese, Paone, che ha trionfato nel girone H del campionato di terza categoria e ha tra l'altro disputato la finale che metteva in palio la Supercoppa provinciale, ha incontrato il San Giorgio a Longhi Bovetto di Vallanidi. Non c'è stata storia, il San Giorgio si è imposto per 4-0, però è stato già un gran risultato. Sembra farraginosa la manovra degli azzurri del Brancaleone. Sì, faticano non solo a trovare spazi, ma faticano a impostare le azioni d'attacco i calciatori dell'allenatore Giuseppe Ciglioni. Intanto vediamo che al decimo minuto c'è un cambio nelle fila del Young Boys Palmi. Ad entrare è Luvero con il numero 13, mentre a fargli posto è con il numero 2 Calabro. Vedremo se cambierà l'assetto tattico della squadra, ma non credo, quindi non cambia nulla a livello tattico. Luvero prende il posto di Calabro nella posizione di terzino destro. Lo stesso Luvero si è incaricato di questa rimessa laterale. Il pallone è stato recuperato dai centrocampisti del Brancaleone, allontanato, ma Costa fa buona guardia, batti e ribatti all'altezza della tre quarti della metà campo dello Young Boys Palmi, e Pucci a provare a mettere a terra il pallone, non ci riesce, e adesso l'arbitro comanda un calcio di punizione in favore del Brancaleone per un'irregolarità, un fallo, ad incaricarsi della battuta. Arrivano le strette di mano, perché è una gara tranquilla, serena, senza sofismi, tatticismi e infingimenti. Sì, finora non abbiamo visto nessun episodio di nervosismo né in questo incontro né nell'incontro inaugurale, quindi gli arbitri, il signor Barbaro e il signor Azzara prima, sono stati messi nelle condizioni di poter arbitrare, almeno fino al momento, di poter arbitrare in maniera serena e di assumere le loro decisioni in tutta tranquillità. Si diceva della manovra farraginosa del Brancaleone, che non è riuscito a trovare fino a questo momento il bandolo della matassa. Sì, ancora faticano i calciatori dell'allenatore Ciglione a opporre la migliore strategia ai varietà dello Young Boys Palmi, che finora si stanno dimostrando tutt'altra squadra rispetto alla prima gara, alla gara che li ha visti uscire sconfitti al cospetto del Borgo Grecanico. E ancora Casadonte a proteggere il pallone dall'attacco di Latella, subisce fallo. L'arbitro, il signor Giuseppe Barbara della sezione di Reggio Calabria, comanda un calcio di punizione contro il Brancaleone. Tutto questo dopo 12 minuti e 50 secondi nel corso dell'unico tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, nel triangolare Borgo Grecanico, Young Boys Palmi e Brancaleone. Parte un cross clamoroso, liscio, tiro, rete. Sì, gol dello Young Boys Palmi, che si è portato in vantaggio con il numero 11 Loria. C'è stato l'ennesimo calcio di punizione di Casadonte dall'altezza, si trova il pallone più o meno alla tre quarti. Vai con liscio, ma come stavo per dire, clamoroso errore della difesa della retroguardia del Brancaleone, che ha permesso a... I Casadei non c'entrano. No, che come dicevo appunto, clamoroso errore della retroguardia del Brancaleone, che ha permesso a Loria di calciare a rete indisturbato. Il pallone ha prima colpito il palo e poi si è insaccato inesorabilmente alle spalle del... Clamoroso infortunio, ma prontezza di spirito e di riflessi anche da parte dell'attaccante. Ci vuoi descrivere questo gol? Sì, è vero che la difesa del Brancaleone non si è dimostrata all'altezza della situazione, però va dato anche a Loria il merito di essersi fatto trovare pronto e di essere stato lesto e furbo a battere a rete da pochi passi. Quindi il risultato è cambiato al 13° minuto e Loria a portare in vantaggio lo Young Boys Palmi.
Vedremo ora quale sarà la risposta degli azzurri. Azzurri sta per Brancaleone, che indossa una casacca, anche pantaloncini azzurri. Sì, vedremo se riusciranno a reagire. Finora lo Young Boys Palmi ha tenuto in mano le redini del gioco. Il Brancaleone non si è mai fatto vivo oltre la metà campo. Vedremo se il copione del match cambierà nei prossimi minuti. Tuttavia c'è ancora un altro calcio di punizione in favore dello Young Boys Palmi. Se ne incarica sempre Casadonte, che si prepara per scodellare l'ennesimo. Di regola una squadra svolge il suo gioco se l'altra ti lascia giocare. Sì, è vero, se diciamo, puoi essere forte, puoi avere buona individualità, però se il tuo avversario è bravo a soffocare le tue fonti di gioco, e se il tuo avversario ti impedisce di giocare, ti impedisce di impostare la manovra con serenità, è difficile trovare spazi. Quindi la vittoria del Borgo Grecanico non fa una grinza? No, assolutamente, così come il vantaggio dello Young Boys Palmi in questo primo quarto d'ora è assolutamente legittimo e meritato. Semmai acquista di più valore vedendo, almeno in questo secondo incontro, uno Young Boys all'altezza della situazione? Sì, in effetti sì. Stiamo vedendo uno Young Boys Palmi diverso rispetto alla prima partita, quindi sicuramente acquista più valore il successo del Borgo Grecanico, successo che, lo ricordiamo, in questo momento ha proiettato i calciatori della squadra allenata da Antonio Cormaci in vetta alla classifica di questo triangolare. Quindi un golletto piccolo così, ma prezioso quanto un rubino dello Sri Lanka, se non un topazio della Colombia. Sì, preziosissimo, perché lo Young Boys Palmi ha a disposizione un solo risultato, a disposizione solo la vittoria, per poter rientrare in gioco e poter contendere al Borgo Grecanico la vittoria della Supercoppa Provinciale. Un gol così prezioso da essere battuto all'asta londinese dei Sotheby's e dei Christie's. Sì, come dicevamo, un gol preziosissimo. Vedremo se servirà allo Young Boys Palmi per portare a casa il risultato in questo incontro e poi per portare a casa il trofeo, anche se il Borgo Grecanico, anche in caso di vittoria dello Young Boys Palmi, rimarrebbe comunque favorito. Ora però il portiere, diciamo così, dello Young Boys ha dovuto prendere l'ascensore delle Torri Petronas. Sì, è stato chiamato in causa per la prima volta con questa uscita aerea. È stato bravo a far suo il pallone e poi l'ha rispedito in avanti a cercare di mettere in movimento i suoi compagni, ma l'azione si è conclusa con nulla di fatto. E ancora Loria che innesca Barone sulla fascia di destra, entra in aria, prova a servire all'indietro, clamoroso errore da parte del calciatore dello Young Boys Palmi, fallito qui il raddoppio. Aveva fatto una grande giocata Barone, che si era sbarazzato dei due avversari appena entrato in aria. Ma la dea bendata non ti bacia due volte? Sì, più che la dea bendata credo si tratti di un errore individuale. Credo che a sbagliare sia stato, adesso non voglio andare errato, ma credo sia stato lo stesso autore del gol, Loria, che anziché calciare col sinistro, attenzione intanto perché Scarfone, che non trova la precisione nella potenza, calcia debolmente tra le braccia di Scalici. Come dicevo, anziché calciare con il piede sinistro, ha preferito calciare con l'esterno destro, non ha trovato l'impatto pieno con la sfera e ha fallito un gol davvero clamoroso. Questa partita ha il valore di un ballottaggio quasi in conclave nella Torre della Castagna. Sì, è un... Attenzione intanto perché c'è una nuova azione pericolosa, ottima uscita in questo caso di Scalici, che ha murato il tentativo di Casadonte, ma ancora una volta difesa del Brancaleone, che si è fatta cogliere impreparata,
soprattutto il suo difensore centrale da qui con il numero 2 non si sta dimostrando alla un fine. Buco pauroso quasi quanto il buco nero del triangolo delle Bermude. Sì, un errore veramente clamoroso che poteva costare caro al Brancaleone, scusi, per l'appunto, poteva portare al raddoppio dello Young Boys Palmi. In quel caso avrebbe messo una seria ipoteca la formazione palmese sul confronto. I minuti scorrono, siamo già intorno al 20°, sempre 1-0 per lo Young Boys. Gol di? Sì, gol di Loria, siamo a metà del match. Lo Young Boys Palmi in questo momento sta legittimando il proprio predominio territoriale e il gol di Loria. Al gol di Loria poteva aggiungersene un altro, anche altri due, ma prima lo stesso Loria e poi Casadonte non sono riusciti a superare la guardia. Una difesa, quella del Brancaleone, che fa acqua da tutte le parti, ci vuole un idropora. Sì, in questo primo scorcio di partita sicuramente i difensori del Brancaleone non hanno dato il meglio di loro stessi, soprattutto da qui, come dicevamo prima, ci dispiace sottolinearlo, ma non sembra in giornata. I minuti 20 e 50 secondi, sempre Young Boys Palmi in vantaggio per una rete a zero, il vantaggio è meritato o no? Sì, sì, l'abbiamo ribadito anche prima, il vantaggio è meritato, anzi il passivo per il Brancaleone poteva essere più rotondo, però prima l'imprecisione di Loria e poi la bravura e la tempestività dell'estremo difensore Scalici hanno evitato il peggio. Ha avuto la palla del 2-0 Young Boys, ma è stato bravo il portiere a murare. Sì, soprattutto su Casadonte. Attenzione, vediamo uscita di Gentili sul numero 10 del Brancaleone. Quasi gambatese. Sì, poteva starci quantomeno, non so se era all'interno dell'area di rigore, il contatto, comunque credo potesse starci quantomeno un calcio di punizione dal limite. L'arbitro, il signor Giuseppe Barbaro, però non è stato dello stesso avviso e ha lasciato correre. Tuttavia c'è stato un altro contatto all'altezza dei 30 metri dalla porta difesa dal portiere dello Young Boys Palmi Gentile. Ci sarà quindi un calcio di punizione per il Brancaleone. Se ne incaricherà il numero 5 Antonio Romeo, che stavolta mi sembra di poter dire che siano 9,15 metri. Come abbiamo detto prima, al momento, salvo accorciamenti. Infatti, salvo accorciamenti, infatti i calciatori cercano di guadagnare qualche metro cercando di non farsi vedere dall'arbitro. Vediamo la conclusione di Antonio Romeo, conclusione bassa, ma non entra nemmeno nell'area di rigore. Adesso è Casadonte che prova a innescare la manovra offensiva dello Young Boys Palmi, non riesce però a controllare la sfera che sarà rimessa in gioco dal numero 6 del Brancaleone Toscano. Young Boys che gioca con un 5-4-1 in questo momento. Sì, è una formazione abbottonata. L'allenatore Cilione ha scelto questo atteggiamento. Intanto c'è stato un brutto contatto che è stato il numero 18 del Brancaleone Polimeni a commettere fallo ai danni del suo diretto avversario. Ad averne la peggio però è stato lo stesso Polimeni, che ha riportato un colpo alla testa, per sua fortuna senza che a causa del suo mal pianga se stesso. Esatto, è stato lui a commettere fallo e lui stesso a pagarne le conseguenze. Esatto. Vediamo lo stesso Polimeni che ha provato a controllare il pallone, non ci è riuscito. Ci sarà una rimessa laterale in favore dello Young Boys Palmi, se ne incarica Luvero, fa buona guardia su Barone, il numero 4 della formazione del Brancaleone Latella, ancora rimessa in gioco da parte di Luvero. Si prosegue con questo batti e ribatti all'altezza della linea laterale, addirittura il pallone si è perso oltre il recinto del Saverio Spinella, è stato necessario quindi usufruire di un'altra sfera.
24 minuti e 20 secondi nel corso dell'unico tempo a disposizione. Sembra che lo Young Boys di Palmi possa tornare, diciamo, sulle rive del Petrace, tra virgolette, con una vittoria importante. Sì, per quello che si è visto finora, la vittoria non dovrebbe sfuggire allo Young Boys Palmi, che si rende ancora una volta pericoloso, esce con i pugni scalici ed è ancora una volta Costa a recuperare il pallone, prova a innescare Casadonte che cerca il tiro dalla distanza, ottima parata di Scalici, ancora Barone, entra in aria. Ma ottimo anche il tiro in bello stile. Sì, sì, un buon tiro da circa 20 metri da parte di Casadonte, che nell'occasione si è fatto anche male. Vediamo in questo momento che viene soccorso da un calciatore avversario, sembrano crampi per lui, d'altronde il caldo è asfissiante, si fa sentire, e infatti Casadonte fatica a rialzarsi. C'è un'altra sostituzione nelle file del Brancaleone, sta per entrare in campo con il numero 15. Sì, è entrato in campo con il numero 15 Cristiano, a fargli posto è stato il numero 11 Pucci. Credo che anche in questo caso non ci sarà nessun cambiamento tattico. Sostituzione anche nelle file dello Young Boys Palmi, è la seconda operata dall'allenatore Vincenzo Surace, è entrato con il numero 18 Parisi, a fargli posto però non ho visto chi sia stato. Non solo la magica bomboletta spray fa miracoli, ma anche l'acqua. Sì, sì, soprattutto con questo caldo, diciamo, l'acqua è il principale rimedio, se non l'unico, per fronteggiare la calura e l'afa. Intanto è stato proprio Casadonte, il numero 10 della formazione dello Young Boys Palmi, a lasciare il posto al numero 18 Parisi, quindi Casadonte, che era anche il capitano della formazione palmese, si è arreso ai crampi e il suo tecnico, il suo allenatore Vincenzo Surace lo ha richiamato in panchina. Una partita in cui si è badato a giocare senza pantomime, sceneggiate o messi in scena. Sì, non abbiamo visto nessun atteggiamento irregolare o comunque antisportivo da parte dei 22 protagonisti in campo. La sfida sta procedendo in maniera tranquilla e serena. Brancaleone in avanti. C'è stato un cross di Dieni. Un intervento irregolare da parte di un, ci è sembrato, il numero 8 del Young Boys, Barone, se non andiamo errati, ma l'arbitro concede la punizione ovviamente proprio allo Young Boys. Sì, è stato Gagliostro a subire fallo ed è lo stesso Gagliostro che si incarica della battuta di questo calcio di punizione. Pallone inizialmente recuperato dal Brancaleone, adesso tra i piedi di Scarfone, poi è D'Amico che prova a suggerire per il compagno Antonio Romeo. Paone ancora una volta prova a innescare la manovra offensiva del Brancaleone, ma veramente il Brancaleone sta faticando a trovare spazio, sta faticando a trovare le giocate, anche quelle più semplici. Una partita molto valida anche sul piano tecnico, atletico e spettacolare. Sì, entrambe le squadre stanno dimostrando di avere una buona tenuta atletica. Come ho detto più volte nel corso di questo incontro, lo Young Boys Palmi sta dimostrando di avere qualcosa in più rispetto al Brancaleone e il risultato credo che legittimi questa superiorità. Ci avviamo verso la mezz'ora, sempre 0-0 al Saverio, sempre 1-0, pardon, per lo Young Boys al Saverio Spinella di Melito Portosalvo. L'unico gol della partita è stato segnato da Loria al 13esimo. Sugli sviluppi di un'azione manovrata. Sì, è stato un calcio di punizione di Casadonte, su cui c'è stato uno svarione della retroguardia del Brancaleone che ha favorito la conclusione a rete di Loria. Calcio di punizione in favore del Brancaleone, Paone calcia verso la porta, nulla di fatto ancora una volta, Gentile non ha corso pericoli, la palla
si è spenta. Da qualche minuto lo Young Boys ha spostato il baricentro di una ventina di metri, consentendo alla formazione del Brancaleone di tuffarsi in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Sì, anche la stanchezza a farsi sentire. Lo Young Boys Palmi, lo ricordiamo, non ha riposato, ha giocato contro il Borgo Grecani che è uscito sconfitto, quindi è tornato in campo subito, ed è anche questo, credo, a influenzare la prestazione dei ragazzi in maglia bianca. È più facile difendersi che attaccare, però. Sì, credo che sia magari anche stata una decisione del loro allenatore, dell'allenatore dello Young Boys Palmi, Vincenzo Surace, quella di difendere il vantaggio minimo comunque al momento, e cercare di trovare il raddoppio in contropiede. È ancora D'Amico però a seminare il panico tra le maglie della difesa dello Young Boys Palmi, prova a entrare in aria, commette però fallo ai danni di Costa, quindi ci sarà un calcio di punizione in favore della formazione palmese. Fallo di confusione in aria in questo caso, perché non mi sembrava irregolare l'intervento del mezzo sinistro del Brancaleone D'Amico. Sì, si è opposto irregolarmente, però almeno a giudizio dell'arbitro a Costa, quindi è stato fischiato un calcio di punizione contro di lui. Il Brancaleone prova a riequilibrare il match, prova quantomeno a impostare un'azione d'attacco pericolosa. Adesso è il numero 9 corso ad appoggiare all'indirizzo di Dagui, cerca il lancio lungo ma recupera palla lo Young Boys, suggerimento ancora per il numero 10 D'Amico, Paone, ma non... La supremazia territoriale del Brancaleone fino a questo momento non ha sortito gli effetti sperati. La supremazia territoriale soltanto di qualche minuto, credo. Tuttavia il gioco, il fraseggio del Brancaleone, vediamo questa azione, però ancora nulla di fatto. È stato il numero 5 Antonio Romeo a concludere, a spedire il pallone oltre la linea di fondo. Come dicevo, il fraseggio dei calciatori del Brancaleone non sta producendo effetti, tuttavia. Una formazione che si sta rivelando brava ad impostare, però manca il guizzo finale, manca il guizzo all'altezza dei 16 metri avversari. I minuti 32 nel corso dell'unico tempo, il risultato sempre 1-0 per lo Young Boys. Gol di Loria, confermi? Sì, mancano 8 minuti alla fine dei tempi regolamentari. Lo Young Boys Palmi si accinge a conquistare i primi 3 punti del suo triangolare. Con questi 3 punti la formazione palmese raggiungerebbe in vetta alla classifica il Borgo Grecanico, che, lo ricordiamo, nel primo incontro si era imposto proprio sullo Young Boys Palmi con il punteggio di 2-0. Young Boys che si distende in avanti, in possesso di palla. Sì, è in possesso di palla con il numero 11 Loria, l'autore del gol che finora sta decidendo il match. Non poteva fare di più, è stato chiuso da 2 avversari, guadagna comunque un calcio d'angolo. Di questo traversone dalla bandierina si incaricherà il numero 9 Scarfone. Non si può dire che sia stato un vaso di coccio in mezzo a 2 di ferro. Vediamo intanto il traversone di Scarfone dalla bandierina al limite dell'area con il numero 4 Aricò, serve ancora Scarfone, finta il cross, calcia verso la porta, da qui questa volta fa buona guardia e respinge il pallone. Gran tiro, ciscata fascia in orizzontale, Carlo Matrell. Gran tiro dalla distanza di Barone con il numero 8. Tuttavia ancora una volta Scalici si è dimostrato veramente all'altezza della situazione. Intanto c'è il contropiede da parte del Brancaleone, manovra l'azione il numero 10 della formazione in maglia bianca. Possiamo dire che abbia legittimato il successo con queste 2-3 palle gol, oltre alla rete segnata. Sì, più volte, almeno 2-3 volte, lo Young Boys Palmi si è reso pericoloso. Avrebbe potuto raddoppiare, intanto c'è un pallone perso malamente dal Brancaleone.
lo recupera il numero 7 Abramo, e ancora il pallone tra i suoi piedi, lo appoggia all'indietro all'indirizzo di Parisi, pallone recuperato dal Brancaleone, e il numero 15 del Brancaleone che ha provato a controllare il pallone, ma c'è un altro cartellino giallo. Sì, ha commesso fallo, ha protestato all'indirizzo dell'arbitro e si è guadagnato il cartellino giallo, il primo di questo secondo incontro, quindi ammonito al minuto 35 il numero 15 del Brancaleone, Cristiano. Siamo quasi al 35esimo, ormai mancano circa 5 minuti alla fine del match, saldamente in pugno allo Young Boys. Sì, anche se attenzione, è lo stesso Cristiano a gestire in questo momento il pallone sulla zona di destra, lo appoggia per D'Amico, 1-2, e ancora Cristiano che non riesce a trovare i compagni al centro dell'area di rigore, il pallone si perde sul fondo, quindi sarà rinvio dal fondo in favore dello Young Boys Palmi, e se ne incaricherà il numero 4 Aricò. Ancora una volta il Brancaleone quindi è riuscito a farsi vivo dalle parti di Gentile, dalle parti dell'area di rigore avversaria, però è mancato, come dicevo prima, il guizzo necessario per poter far breccia tra le maglie della difesa avversaria. Intanto da qui aveva sbagliato ancora una volta il controllo, per poco Loria non ne approfittava e a quel punto si sarebbe involato da solo verso la porta. Ancora Scarfone, da qui si oppone al tentativo. C'è un eccesso di egoismo da parte dei giocatori dello Young Boys. No, più che eccesso di egoismo direi che avrebbero potuto sicuramente fare meglio in alcune circostanze, avrebbero potuto involare. La circostanza erano 4 contro 2. Sì, però è stato bravo il difensore del Brancaleone, il numero 2 da qui, che finora non era stato tra i migliori del match, a riscattarsi, a fermare questo contropiede. Intanto vediamo che sul lato di sinistra è tutto solo il numero 8 Barone, non lo serve Scarfone, che calcia verso la porta difesa da Scalici, ma non trova l'angolo alla sinistra dell'estremo difensore del Brancaleone. La staffilata non è passata lontano dal palo di destra. Sì, è passata credo a pochi centimetri, adesso da questa prospettiva non possiamo quantificare in maniera esatta la distanza tra il punto di uscita del pallone e il palo, però sicuramente ci è andato vicinissimo. 37esimo, ormai manca soltanto una manciata di minuti alla fine del match, in pugno allo Young Boys, gol di Loria. Domenico Meduri. Sì, c'è stato il terzo cambio operato dall'allenatore Vincenzo Surace, che ha richiamato in panchina l'autore del gol Loria e ha inserito Barbera con il numero 14. Ennesimo calcio di punizione all'altezza della tre quarti in favore del Brancaleone, che prova a battere subito, pallone tra i piedi di D'Amico che finisce a terra ed è lui stesso a commettere fallo, forse fallo di mano, ha protestato, ha chiesto, ha invocato il fallo il numero 10 della formazione in maglia blu, l'arbitro non è stato dello stesso avviso, D'Amico ha fermato il pallone con le mani e quindi è stato comandato un calcio di punizione in favore dello Young Boys. Si è incaricato della battuta Costa, che ha cercato di servire il neo entrato Barbera che viene contrastato in maniera fallosa, non però per l'arbitro, il signor Giuseppe Barbera di Reggio Calabria. Ultimi partiti, ultimi minuti di questa partita, minuti elettrizzanti, roba da vascello del Pirata e montagne russe, se non ottovolante, tunnel dello horror. Sì, mancano 2 minuti scarsi alla fine del tempo regolamentare, vediamo che il Brancaleone si getta in avanti alla ricerca del gol del pari, ma sì, c'è una rimessa laterale in favore del Brancaleone, se ne incarica Paone, anzi lascia... Pretendeva la rimessa laterale? Sì, prendeva la rimessa laterale l'Uvaro, non è stato lo stesso avviso l'arbitro, ma lo Young Boys Palmi ha recuperato il pallone, adesso è Scarfone con il numero 9 in maglia bianca a
guidare l'azione offensiva dello Young Boys. Stavolta, come diceva lei, egoista l'attaccante della formazione allenata da Vincenzo Surace, che non ha servito il compagno che era piazzato sicuramente meglio. Il pallone finisce tra i piedi di Bonasera, che prova a rendersi pericoloso, prova a calciare dalla distanza verso la porta difesa da Scalici, ma il pallone si perde ampiamente sul fondo. Oltre che a causa dell'egoismo, è stato anche a causa dell'imprecisione dei propri calciatori che lo Young Boys Palmi non è riuscito a trovare il gol del raddoppio e si ritrova a soffrire nonostante abbia condotto, pochi secondi alla fine. Brancaleone, tiro, si scada faccia in orizzontale il portiere e riesce finalmente a spolverare i guantoni. Sì, avrebbe potuto calciare di prima intenzione qui D'Amico, ha preferito cercare un improbabile dribbling all'interno dell'area, era circondato però dai difensori dello Young Boys Palmi che non gli hanno permesso di calciare in maniera potente, il pallone è finito tra le braccia di Gentile. Ricordiamo la panchina del Brancaleone, anche se ormai... Sì, inizialmente in panchina si trovavano con il numero 1 Campanella, con il numero 13 Ciccione. Intanto Traversa colpito dallo Young Boys Palmi, che ha fallito il gol del raddoppio. È stato il numero 18 Parisi a colpire il montante trasversale. Timide proteste da parte dei calciatori della formazione palmese che invocavano il gol. Sinceramente non... un gol da Moviola. Sì, non mi sono accorto se il pallone, dopo aver colpito la traversa, abbia oltrepassato o meno la linea bianca. Sicuramente la Moviola ci sarà d'aiuto a rivedere le immagini. Stavamo elencando i calciatori che inizialmente si trovavano in panchina a disposizione dell'allenatore del Brancaleone Giuseppe Ciglione. Questi erano: con il numero 1 Campanella, con il numero 13 Ciccione, con il numero 14 Ianni, con il numero 15 Cristiano, con il numero 16 Greco, con il numero 17 Macri, con il numero 18 Polimeni e con il numero 19 Lucidità. Ti dicevo della lucidità, erano 3 contro 1. Sì, in questo caso poco fa, pochi istanti fa, ennesima occasione sprecata da parte dello Young Boys Palmi, che i suoi calciatori hanno peccato in egoismo e forse, come diceva lei, anche lucidità. Fa molto caldo, l'abbiamo detto più volte. E intanto l'arbitro, triplice fischio del direttore di gara, si conclude quindi anche il secondo. Tiriamo le somme. Sì, si è concluso anche il secondo incontro di questo triangolare. Vittoria dello Young Boys Palmi, vittoria meritata così come era stata quella del Borgo Greganico. Con questo successo la formazione del signor Vincenzo Surace raggiunge in vetta la classifica il Borgo Greganico. Borgo Greganico al quale basterà anche un pari nell'ultimo confronto con il Brancaleone per... Due risultati su tre. Sì, sì, potrà giocare sul doppio risultato e anche in caso di pareggio il Borgo Greganico si aggiudicherà la Supercoppa. Per il momento vi ringraziamo, la linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per la telecronaca dell'ultima partita in programma, Young Boys Palmi contro Borgo Greganico.